Eccoli, 19:34 da protocollo, 15 minuti dopo il pullman del Paris Saint-Germain, arriva la signora del calcio. Dietro questi vetri non vediamo il timore, la paura, ma tanto rispetto. Dai ragazzi, dai, non fanno paura, dai, proviamoci. Questa è Parigi e questo è un tifoso juventino che vive a Parigi. Ciao, buongiorno. Piacere, Radio piacere. Bianconera, live. Sono un po' masochista per vedere filo qua. Tu dici? Sì, dai. Ma speriamo, speriamo. Cioè dici meglio per te che in mezz'ora sei a casa? Sì. Sei così pessimista? Di natura o quest'anno? No, di quest'anno, soprattutto con Allegri, poi non mi convince. Cosa dicono i giornali francesi? Fammi un po' il sunto di questi giorni. Sono molto sicuri di vincere, di stravincere, anzi. E tu? Vogliono vendicare il 6-1 dalla finale di dell'ultima, del 97. E da allora non ho più visto la Juventus qua. Esatto. E quindi non potevamo mancare. No, anche perché fino alla fine. A casa, a casa mia. Cosa ti aspetti stasera, realisticamente? Che tipo di partita? Ma spero che almeno facciano dei gol. Da una parte o dall'altra, ma voglio vedere dei gol. Una Juve coraggiosa? Con Milik e Vlahovic, credo proprio di sì. Dimensione europea, quanti gradini mancano per avvicinarsi alle grandi, al Parigi, a tante altre squadre? Prima di tutto bisogna cambiare allenatore, poi vediamo, giocare un po' meglio, insomma. Però non stiamo messi male come squadra, diciamo. Sei un pogbaniano? Cioè, credi anche in sì, credo in Pogba, sì. Ok. Tuo nome? Michele, che zona arrivi dall'Italia? Dalla Puglia. Dalla Puglia, vedi che c'è sempre un pezzo di Puglia in tutto il mondo. Let's go, ricorda, quando la Juve ti è distante, c'è Radio Bianconera, accendila e l'ascolta. L'ho ascoltata oggi pomeriggio. Perfetto, eh? E allora sei vaccinato. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E adesso la partita.